Su pressione di Monsignor De Merode si decise di fare una sola stazione presso le terme di Diocleziano. Questo motivo le fu dato il nome di stazione Termini. La prima stazione fu edificata a partire dal 1862 e aperta al pubblico il 25 febbraio 1863 con il nome Stazione Centrale delle Ferrovie Romane. Luglio 1868 iniziarono i lavori preliminari della nuova stazione Termine con una cerimonia di inaugurazione alla presenza di Pio IX. Dopo la breccia di Porta Pia, il Comune di Roma fortunatamente decise prosecuzioni del cantiere. L'inaugurazione di quella definitiva si tenne nel 1874. Fu seguito lo schema standard di quell'epoca, dotando la stazione di due fabbricati viaggiatori paralleli, uno per gli arrivi ed uno per le partenze, riuniti da una tettoia metallica centrale simile a quella costruita poco prima a Parigi alla Gare de l'Est. Prima degli anni 30 la stazione subisce varie modifiche, ma solo nel 1939 la stazione viene demolita per consentire alla città di avere un polo ferroviario più moderno e all'avanguardia per accogliere l'esposizione universale del 42, costruzione poi rimandata a causa dello scoppio della guerra. Una serviana e tratto più lungo ritrovata a Roma furono costruite da Servio Tullio, VI re di Roma. Nel dopoguerra la conclusione dei lavori fu quindi affidata tramite concorso a due gruppi di architetti, i quali revisionarono il progetto al fine di ridurre le spese e far sì che esso rispondesse a criteri di funzionalità. L'inaugurazione della nuova stazione Termini avviene nel 1950, anche se il look attuale con negozi e servizi di ogni genere risale al 2000, l'anno del grande giubileo.